La giornata di oggi è stata dedicata a discutere sulle alternative di tracciato, comprese quelle emerse durante il dibattito e proposte da associazioni come singoli cittadini. La struttura del dibattito pubblico dell'incontro di oggi era un po' diversa rispetto alle altre giornate, proprio perché si voleva entrare più nel merito sulle singole parti dei tracciati e quindi si è previsto di strutturare in due parti l'incontro. Una prima fase divisa in quattro gruppi, di cui uno dedicato a discutere sul tracciato a Voltri, uno dedicato a discutere le alternative alte, uno dedicato a discutere le alternative basse e uno dedicato a discutere il tracciato sulla sinistra del Polcevera. La seconda parte poi si è tornati in assemblea plenaria per proseguire la discussione anche con l'illustrazione di alcune alternative e proposte che riguardano il complesso dell'opera. Quindi inizialmente c'è stata questa prima fase nei gruppi. In due di questi gruppi la discussione non è riuscita a proseguire perché i partecipanti sostanzialmente hanno preferito fare una scelta diversa. In altri gruppi invece la discussione è proseguita e c'è stato un confronto piuttosto proficuo tra proposte innovative e tecnici che hanno cominciato a valutarle e interloquire nel merito e si sono impegnati a dare delle risposte più approfondite più avanti. Ad esempio, io in genere verbalizzo le riunioni e ho partecipato in questa funzione al gruppo che ha considerato le alternative sulla sinistra del Polcevera, sono emerse diverse proposte che riguardano sostanzialmente un tracciato interamente in galleria, un po' più a est dell'attuale tracciato previsto dai tracciati messi in discussione e anche una nuova alternativa che collega direttamente il casello di Genova Ovest con quello di Genova Est, tutto in galleria. La seconda parte dell'incontro è stata svolta in plenaria e in questa fase si sono presentate delle alternative che riguardano il complesso dell'opera. Ad esempio un'alternativa che propone l'attraversamento tutto in sotterranea e un'alternativa che si occupa di una nuova tariffazione delle varie tratte. Anche in questo caso si è avviata un'interlocuzione e c'è l'impegno dei tecnici di Autostrade di prendere posizioni di merito più precise nella prosecuzione del dibattito.